Gerry Scotti e Maria De Filippi scoppiano a piangere a Tusico e Vales, ecco il motivo. Grande emozione nella nuova puntata di Tusico e Vales. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tusico e Vales, lo show del sabato sera condotto da Belen Rodriguez, Martino Castrogiovanni e Alessio Sacara. Un appuntamento ricco di performance strabilianti. Ma non sono mancati i momenti divertenti e di commozione. Nel corso della serata, infatti, due giudici in particolare si sono emozionati tantissimo. Stiamo parlando di Gerry Scotti e Maria De Filippi. Andiamo a vedere cosa è accaduto nel programma Mediaset. Il 22enne Marco fa emozionare Gerry, Maria e tutto il pubblico. Tra i vari concorrenti di Tusico e Vales c'è stato Marco, un ragazzo di 22 anni affetto dalla sindrome di Down. Quest'ultimo ha cantato una canzone rap che parlava della sua diversità nella società. Emozionano tantissimo il pubblico presente in studio, i cinque giudici e anche i presentatori. Ma non è finita qui, infatti il ragazzo si è seduto accanto a Maria De Filippi per raccontare la sua storia. Dopo Marco ha detto alla conduttrice di avere una poesia scritta per la madre deceduta 2 anni fa. A questo punto la moglie di Maurizio Costanzo ha invitato il concorrente a recarsi nuovamente al centro dello studio per recitarla. Gerry e Maria si emozionano per la poesia recitata da Marco. Il 22enne Marco si è armato di coraggio e ha declamato le strofe della poesia dedicata alla donna che l'ha messo al mondo, parole che hanno emozionato tantissimo tutti i presenti dello studio Helios di Roma. Ma due in particolare si sono messi a piangere, il solito a Gerry Scotti ma anche Maria De Filippi. Alla fine sia la giuria popolare rappresentata da Iva Zanicchi che gli altri 4 giudici gli hanno detto di sì. Infine Queen Mary ha invitato al centro dello studio anche il padre di Marco per complimentarsi con lui per l'educazione impartita al figlio.